Arrivano gli Orange Days, con incredibili sconti su tutti i prodotti presenti nel punto vendita. Sconto del 10% su smartphone e tablet. Sconto del 20% su notebook e PC. Sconto del 25% sui TV. Sconto del 30% su grandi e piccoli elettrodomestici e climatizzatori. E sconto del 50% sui casalinghi. E paghi in 20 mesi a tasso zero. E la prima rata è a gennaio 2020. Expert Gruppo Somma. Gli esperti siamo noi. Vedi regolamento nei punti vendita. Una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. Davide, ecco, ci portiamo a casa, riportare a casa, un punto importante che muove la classifica, apre in acqua questa classifica e soprattutto un'ottima prestazione contro un buon Perugia, un ottimo Perugia, possiamo dire, quindi mettere alle porte una squadra del genere può solo farvi aumentare la vostra autostima, possiamo dire, no? Sì, diciamo è stato importante innanzitutto iniziare a fare i punti, ma soprattutto perché facendo punti poi in settimana si lavora meglio, sappiamo di aver fatto una prestazione secondo me molto intelligente, che è la cosa più importante. Sappiamo di avere davanti una delle squadre che può ambire alla promozione, diciamo abbiamo approcciato la gara per come l'avevamo preparata, quindi sapendo del loro grande palleggio e cercando di far male poi con le nostre qualità, e penso che alla fine a livello di occasioni forse ne abbiamo avute più noi che loro, quindi questo deve essere uno stimolo per credere sempre più in quello che facciamo durante la settimana. Avete una piena domanda, la prima fisicamente come sta, la seconda vi aspettavate che il mister vi facesse giocare senza un vero e proprio mediano, un incontrista, cioè giocando con te, Carlini e Malamo? Il Perugia è stato sorpreso completamente, si aspettava probabilmente di vedere un'altra squadra in campo, anche giocare a 4 invece che a 3 in difesa. Ha portato il Perugia a iniziare bene, però poi praticamente avete dominato tatticamente la partita. Allora, per quanto riguarda fisicamente, lo dicevo anche a fine partita, probabilmente è stata una delle partite in cui ho fatto più fatica a livello fisico, ma perché venivo da 3 giorni di febbre e quindi con quel caldo, diciamo, ho accusato molto, però ci tenevo a essere della partita nonostante non delle perfette condizioni. E per quanto riguarda l'atteggiamento tattico, secondo me è inutile parlare di incontristi piuttosto che rifinitori. Questa è una squadra che, come ha detto anche il mister, ha giocatori duttili in tutte le zone del campo. È normale, è importante avere una nostra fisionomia ben precisa, perché trovare certezza, diciamo, negli uomini e nei moduli è importante, ma quello che più conta alla fine è l'atteggiamento della squadra. Quindi è stato importante che dal primo all'ultimo che è sceso in campo e quelli in panchina, perché poi sono importanti anche forse più quelli che non giocano, essere scesi con l'atteggiamento giusto di una squadra che si deve salvare, che deve lottare, che deve andarsi a prendere ogni punto con ferocia e determinazione su ogni campo. Ma guarda, questa è una squadra che l'anno scorso ha fatto cose straordinarie, ma che comunque ha cambiato tanto rispetto alle altre neopromosse. È una squadra che ha tanti giovani, purtroppo o per fortuna i giovani possono esplodere da un momento all'altro. Noi abbiamo secondo me tanti giovani che hanno qualità molto importanti, che però non hanno mai fatto questa categoria, quindi ci sta che all'inizio paghino lo scotto, però io penso che soprattutto debba essere ricondotto al fatto che tanti giocatori che sono arrivati, me compreso, sono nuovi e quindi vadano contestualizzati per quello che riguarda le metodologie di allenamento, quello che vuole l'allenatore, e questo non si trova dall'oggi al domani. Naturalmente
il processo accelerato quando poi fornisci prestazioni di un certo tipo, come abbiamo iniziato a far vedere da Perugia, ma così come penso avevamo fatto un buon secondo tempo a Empoli e anche qualcosa col Pisa, insomma, anche perché poi questa è una categoria che vive di episodi, quindi vedi col Pisa magari andavi in vantaggio, la partita poi poteva, magari perdavamo lo stesso, però non si sa mai, quindi penso che l'importante sia che man mano che passano le settimane questa squadra trovi sempre più certezze nel lavoro settimanale e quotidiano, e per cercare poi di riproporre il sabato quello che vuole l'allenatore. Davide, contro l'Ascoli adesso bisogna dare continuità a questo punto, soprattutto anche perché la salvezza passa tra le mura amiche. Di certo di fronte ti trovi una squadra che finora sta rispettando un po' l'obiettivo, cioè quello di stare a metà della classifica, con 6 punti, 2 vittorie, una sconfitta. Quali sono le insidie di una gara del genere? Poi come vi preparerete in questa settimana? Se già sai che qualche compagno ci sarà o meno in settimana dell'allenamento? Tolto Mala che purtroppo è squalificato. Ma l'Ascoli è secondo me una squadra strutturata e per stare, come dicevi, nella parte sinistra della classifica, ha ottime individualità, tra cui il mio amico Padoin, che è un calciatore che insomma la Serie B penso l'abbia fatta solo di passaggio. Però quello che è importante per noi è lavorare in maniera diciamo con la determinazione e la ferocia di iniziare a portare a casa dei punti, soprattutto come detto in casa, dove dovremo costruire la nostra salvezza. Questo è uno stadio che anche quando ci sono venuto a giocare in passato comunque è sempre stato uno stadio scomodo, deve essere questo insomma quello che le altre squadre devono provare a venire qua, una squadra 11 assatanati, 14 assatanati che giocano, e poi il risultato è figlio di episodi, però secondo me quello che dobbiamo capire è che per noi può essere l'Ascoli, può essere la prima della classe o l'ultima, insomma dobbiamo approcciare le partite sempre con una determinazione, una ferocia massima. Davide, posso definire questo un campionato che può essere quello del rilancio, hai questa voglia di rilanciarti completamente in questo campionato, e poi prima hai parlato di utilità, qual è il ruolo che ritieni più ritagliato per te e quali sono quelli in cui ti potremmo dire? Diciamo, nelle ultime partite ne abbiamo visti già 2 o 3 differenti, vicino alla punta, mezzala, davanti alla difesa, quindi volevo sapere da te qual è il ruolo che ti vedi più tagliato su di te. Allora, per quello che riguarda l'annata, insomma, io ho fatto una scelta importante per me, perché comunque non è un mistero, l'ho anche già detto, per venire a Castellammare ho rinunciato diciamo, a una parte importante del mio stipendio, e quindi è stata una scelta ponderata e pensata proprio per determinate esigenze che avevo, tra cui appunto l'obiettivo di rientusiasmarmi, ecco, che è quello che ho un po' perso negli ultimi anni a causa di vicende che a volte anche extra calcio, quindi questa è una piazza che può aiutarmi a ritrovare quell'entusiasmo che si era un po' sopito. E per quanto riguarda il ruolo, insomma, io nella mia carriera ho fatto svariati ruoli, no? Negli ultimi 4-5 anni ho giocato sempre davanti alla difesa ed è un ruolo dove mi sono completato un po', perché ho trovato diciamo mi sono completato a livello difensivo e quindi mi trovo molto bene. È normale, ho sempre fatto il regista magari in squadre candidata alla vittoria in Serie B o di un certo tipo in Serie A, quindi le esigenze tecniche di quel ruolo in una squadra come la nostra, che sa che l'obiettivo è la salvezza, può essere diverso, però insomma abbiamo un allenatore talmente preparato che saprà come mai utilizzarmi.
diciamo, la mia duttilità può essere anche una qualità preziosa all'interno di una squadra.